Il flusso che vediamo ora è riferito all'overdenture da allineamento con scan abutment. Vi chiedete in quale caso utilizzeremo questo flusso? Quando siamo in un'ottica di carico immediato. Ma il clinico magari non ha fatto una pianificazione implantare e di conseguenza non c'è possibile iniziare la ricostruzione dagli impianti importati dal planner. Come facciamo ad esempio con il flusso provvisorio da carico immediato? Pertanto si inizierà da un allineamento da scambo di acquisita dopo il posizionamento degli impianti. Qui il flusso apparentemente è il medesimo rispetto a quello già visto precedentemente per le barre con l'allineamento su scala abutment. Ma in realtà la peculiarità è quella che ci consente di poter realizzare una barra su cilindri con delle tolleranze. Quindi cominciamo a dare i punti di partenza rispetto alle piattaforme. In questo caso sceglieremo l'opzione della barra di rinforzo che possiamo disegnare partendo dalla creazione di questi cilindri che possono essere modulati liberamente, che saranno poi da cementare o incollare su delle torrette. Quindi creiamo una barra di rinforzo in maniera molto veloce, in quanto non sono barre particolarmente complesse. Passiamo ora allo scarico dei sottosquadri, quindi creiamo il solito nuovo modello che include anche la barra. E a questo punto siamo pronti per creare una riduzione booleana rispetto al nostro WhatsApp. Quindi trasformiamo lo stesso in un volume. Ora siamo nello step successivo, con la barra già incorporata. Come possiamo vedere avverrà semplicemente uno scarto di materiale interno e quindi ci troveremo con la nostra overdenture costruita su una barra non diretta ma da incollare. Questa è una situazione ibrida leggermente diversa dagli altri flussi di CADLINKS Evolution. Quindi ricapitolando, possiamo considerare questo flusso simile a quello del carico immediato, dove la però si lavora importando l'impianto dal planner chirurgico, mentre differisce rispetto al tradizionale flusso barra da scan abutment consentendoci di costruire una barra non diretta con tolleranze per incollaggio differentemente dalla classica barra monolitica.